Tutta la prova per la batteria numero uno, signor Maschi, John Flint, i tempi di qualifica per la presentazione delle gare sono i medesimi, delle prove disputate fino a questo istante, quindi super nel turno, i primi 16 tempi migliori rilevati su tutte le batterie che andremo da qui in avanti a disputare. C'è intanto un allungo portato dal concorrente della polisportiva di Berlusco, si tratta del concorrente Verona Simone e chiude questa prova. Parte adesso la prova con 5 concorrenti ma 4 perché non è presente in Molese, dopo essere presente all'appello, ovviamente 429 per il Simone della polisportiva di Berlusco. Perché i concorrenti che sta avviandosi alla curva prima di invocare il rettilineo conclusivo, eccoli alla volata in questo momento, consegnare a Kevin Christie e soprattutto il rettilineo di 30 e 26. La prova, noi intanto comunichiamo chi ha superato il turno nella categoria signore femminile, organizzando i primi 16 tempi migliori, Roberto Angela, Sorella Sofia, Gatti Bellissima, Lorinia Alessia, Paganello, Alessia, Sorella Giulia, con una Mariana, con la partita di Diario Sofia, Massara Claudia, lui, Lamberetti, Claudia, che dice di onore a Parvere, Vicca, Martini, Annalisa, Nicoli, Agnese. Siamo alla volata conclusiva anche per la batteria numero 3, 30 e 65. Nella partita per i concorrenti della batteria numero 4, stiamo spingendo a fondo per acquistare la riguarda velocità da affrontare, per affrontare abbiamo già sulla rettilineo di posto a quello del traguardo, dare tempi a determinare l'andatura. In questo momento il concorrente Marlini Michele dell'associazione sportiva padernese, lo vediamo da bene, consegnare a noi un tempo di 29,90, tempo in tentativo che deve essere immediatamente spostata, ripeto, forte poco, 2K098 spostare immediatamente. E intanto Sofia la prova per i concorrenti della batteria numero 5, signor Mondo, Mondo Lesso, Ricomasso Lusca, la Zerazzatria, Bossi Riccardo Maggioni, Andrea, vai Marco, posso farlo, ma tanto questo ministro di seguito, tutti gli altri atleti che compongono la batteria numero 5, siamo in battute conclusive, ai ultimi metri prima del traguardo, il tempo di che viene da loro è stato da 30 e 50. Quindi la partita questa volta per l'ultima in battaglia la numero 6, ma è l'ultima per il campionato di Cumbria con la giacca di Andrea Super Confer Gara, prende la Lucca, vai di vantaggio il concorrente per maschi Andrea della polisportiva di Berlusco. Vediamo come si fa a uscire dalla curva in questo istante per lanciare il spinto decisivo e per muovere il primo che a noi danno un tempo di 29,54. Nella partenza per la batteria numero 1, ricordo che qui per superare il turno bisogna acquistare una delle prime due posizioni in palio, a guidare il gruppo è il concorrente numero 24 Gamaschi, Andrea, in seconda posizione Risoli, Andrea, Carlo Matti, con un punto cucinato, siamo all'uscita dalla curva, pronti gli atleti allo sprint conclusivo, ripeto, le prime due posizioni superano il corpo. Batteria. Ciao. Bene, la partenza questa volta per la batteria numero 2, alla testa della quale si porta in questo primissimo esercizio il concorrente numero 124 Barone Simone della Poli, sportiva di Tondusco. A seguire gli altri componenti della seconda batteria.
vedi che stanno ormai affrontando il tratto complessivo di percorso, ribadisco ancora tra le prime due posizioni. In forma matematica super bella a fare tra le batesse e specialità della gara. Parte adesso la prova per la batteria numero 3, Gardini di Chiene, numero 83, posto in carico 960, Chiamatia 668, Brotto Alessio 677. E Gardini a determinare i tempi di questa terza batteria, ricordiamo le prime due posizioni equivalgono ad approdare in prima diretta alle semifinali della gara, siamo alle botte così delle calcolate. Quarta ultima batteria schierata alla partita la prova per la quarta batteria, Gardi e Redondo per la prima all'altra. Anche per questi atleti gli ultimi metri prima di chiudere la prestazione portare a completamente una nuova prova, ma anche per nella partenza per la semifinale numero 1 Cremaschi Galli Basso di Donna sul percorso di gara, Cremaschi a prendere la gara di gara e davanti tutti gli altri lungare in tempo ulteriore proprio questo tratto di percorso per cedere quasi in forma solitaria nell'ultima curva. Siamo allo sprint conclusivo e guardiamo le prime due posizioni disputeranno la finale la prova. Seconda semifinale della partenza su... Bene la partenza anche per Nervini, Baroni, Lorenzo Antetti, Masi. Alla testa si porta Baroni, si muove, la seconda posizione occupata dal concorrente di Carona, che possiamo sentire che c'è un attacco portato in questo istante da Emanuele Mariante, le situazioni di grazie, le battute conclusive. Siamo alla fase finale, tutto in questi ultimi minuti, la vera segretaria di Colarino. Bene la partenza questa volta della finale, un giro di Monite, signore maschile, alla testa della gara Baroni Simone, dalla prefettiva di Bellustro, si è uscito i suoi compagni di squadra, c'è ancora un attacco portato in questa fase della prova, la Cremaschi Allegro sopravanza, siamo all'ingresso della curva, pronti gli atleti per la volata finale, gli ultimi metri, quelli più importanti per cambiare del primi tra quattro. Il titolo regionale per questa specialità.